Noi siamo qua oggi per l'ennesima volta, perché ormai manifestiamo ormai ogni anno da ormai 25 anni a sta parte, perché vantiamo ancora ritardi negli stipendi. Ad oggi vantiamo gli stipendi di settembre, novembre, dicembre, ormai è quasi finito gennaio, quindi avanzeremo anche quello. Avanziamo ancora i saldi delle conciliazioni per i vecchi crediti che avanzavamo dal 2019 ex Fondazione Betania. C'è un grossissimo problema legato anche al mancato pagamento delle cessioni dei quinti degli stipendi, perché è da un anno che non li pagano, quindi le agenzie e le finanziarie si rifanno e si rivalgono su di noi. È una situazione che va vista anche dal punto di vista organizzativo del lavoro, in quanto ci sono molte molte carenze, ci sono assenze non sostituite, tantissimi OS e infermieri se ne sono andati perché comunque non pagando gli stipendi la Carol Betania Strutture Sanitarie SRL non incentiva anche a rimanere le persone. Quindi tutta una serie di situazioni che conoscono il prefetto, che conosce il vescovo, però oggi siamo qui perché proprio esasperati da una situazione troppo lunga di speranze disattese, di promesse disattese, anche le stesse promesse fatte al prefetto sono state disattese, quindi siamo qui a protestare ancora una volta. Speriamo che si risolva qualcosa. Tutti i tentativi finora intrapresi per al fine di porre rimedio, dare modo all'azienda di porre rimedio a questa situazione incresciosa sono risultati vani. Noi il 24 siamo stati già dal vescovo ad aprile, ma non è stata risolta questa situazione. Il 24 novembre abbiamo proclamato lo sciopero, l'abbiamo subito revocato e abbiamo chiesto un tavolo di raffreddamento in prefettura. In questo tavolo l'amministratore delegato aveva preso degli impegni che poi ha disatteso, gli impegni doveva naturalmente erogare degli stipendi, ma che non ha fatto. Ci ritroviamo oggi perché ci sono delle mensilità di ottobre, di settembre, di novembre, dicembre e la correntezza di questi mesi che non sono stati pagati. C'è una disperazione da parte di questi lavoratori che sono rimasti e lavorano in modo assiduo, lavorano praticamente in condizioni precarie, in quanto altri colleghi si sono dimessi dal posto di lavoro per questa situazione che si protrae da moltissimo tempo. Speriamo che oggi il vescovo prenda dei provvedimenti definitivi per risolvere in modo definitivo questa situazione. Siamo qui con i lavoratori a fare questo di Carol Betania, a fare questo sit-in, in quanto ad oggi avanzano delle mensilità quali settembre, novembre, dicembre 2023, oltre alle conciliazioni ancora non rispettate. Ci troviamo qui anche perché tutti gli accordi sono sempre stati disattesi, tutte le promesse non vengono mai rispettate da parte dell'amministrazione di questa società, e oltre al fatto che le istituzioni hanno fatto un silenzio assordante. Dopo saremo ricevuti dal vescovo fra poco, al quale diremo chiaramente che se non si risolve la situazione in breve tempo, la dignità dei lavoratori, che fino ad oggi è stata calpestata abbondantemente, faremo in modo che non venga più calpestata, per cui andremo avanti con azioni forti nei confronti dell'azienda.